La prima parola è quella di ringraziamento per Franco Fussi per avermi invitato, ma il ringraziamento più grande è quello di aver voluto e aver creduto nel fare questa serie di congressi. Dirò che i primissimi avevano suscitato forse probabilmente una certa dose di scetticismo e man mano che sono cresciuti negli anni, sono diventati sempre più importanti fino a diventare, così come è adesso, il congresso più importante di tutto il mondo su questo argomento. Praticamente non esistono delle altre forme di questo genere, fra l'altro, come vedremo fra un momento, è molto difficile che ci siano degli esperti che abbiano la conoscenza e la professionalità per affrontare in termini appunto scientifici questi argomenti a metà fra scienza e arte. Fra l'altro la fognatrice artistica normalmente viene intesa, probabilmente anche per il tipo di interventi che sono stati fatti fino adesso, come la fognatria che si occupa principalmente delle arti vocali e in secondo luogo di quelle musicali, mentre praticamente si interessa molto molto poco della componente, diciamo così, di prosa della voce parlata. Fra l'altro, il connubio in una sola persona di conoscenze e di abilità in questi diversi campi è veramente difficile, perché richiede, oltre alle doti personali, delle preparazioni di base estremamente serie che nella maggior parte dei casi non esistono. Tenete presente che probabilmente su tutto il territorio di ordine mondiale molto probabilmente non esistono o non esistevano più di una cinquantina di persone esperte nell'argomento. Fra l'altro in Italia anche le persone si contavano ad opero l'imperfetto, vedremo poi perché, forse non più di cinque persone che si intendessero dell'argomento. Adesso siamo rimasti probabilmente a malapena in uno, di cui sicuramente la persona più importante è rappresentata proprio da Franco Fussi, che è il riferimento vero per appunto queste cose. Cosa si intende per fognatria artistica? La fognatria artistica è una cosa abbastanza particolare che richiede, sto parlando ovviamente soltanto della fognatria artistica che si interessa di voce, che si interessa a fondo di tre argomenti che sono completamente diversi. Uno ovviamente quello di ordine medico, per cui evidentemente in qualsiasi momento la componente medica deve essere quella che consente a una persona di migliorare le sue prestazioni al di sopra della norma. Secondo luogo quella di individuare ed eventualmente correggere, con l'aiuto appunto dei logopedisti, delle condizioni devianti, e in terzo luogo quella di rimediare con altre modalità, tipo per esempio in particolare quella chirurgica, le eventuali alterazioni appunto della prestazione. Ma siccome nell'ambito della fognatria artistica la componente di tipo vocale musicale è assolutamente preminente, beh, è assolutamente necessario che il fognatra abbia delle conoscenze almeno altamente semiprofessionali nell'ambito appunto della musica, corrispondenti a suo tempo se n'era parlato con uno dei grandi di questo settore, che era il professor Cornu di Lione, di essere almeno all'altezza
dell'esame degli esami di base appunto del conservatorio, in modo da conoscere veramente la musica, e possibilmente, questo in accordo anche con un'altra branca che è simile e che è rappresentata per esempio dalla musicoterapia, quella di essere in grado di praticare semiprofessionalmente almeno uno strumento musicale. La parte forse più importante delle conoscenze di tipo musicale è rappresentata dal solfeggio, cioè bisognerebbe assolutamente che il foniatra fosse in grado di superare i primi esami di solfeggio del conservatorio, altrimenti non garantisce sufficientemente la conoscenza della corrispondenza, se volete, fra il sonoro e lo scritto del sonoro, che è una cosa assolutamente determinante perché è l'unica che rimane nel tempo, mentre ovviamente la parte cantata dura soltanto degli spazi molto molto limitati di tempo. Quindi componente medica, la componente musicale, terza la componente fisica, che implica una conoscenza approfonditissima della struttura acustica di qualsiasi evento accidentale o voluto nella praticamente comunicazione di un evento oppure dell'inizio di una relazione appunto interpersonale. L'ultima parte che evidentemente è decisamente importante è rappresentata appunto dal fatto di ordine comunicativo, cioè qualsiasi forma di arte è un fatto di ordine comunicativo, non solo, ma evidentemente questo fatto di ordine comunicativo deve tenere conto di tre elementi assolutamente importanti. Uno, di chi emette il messaggio di ordine acustico, due, dell'ambiente, tre, di chi riceve il messaggio. Se ci vogliamo, per ragioni di tempo, limitare soltanto dei due interlocutori, il emittente e il ricevente, beh, bisogna tenere presente che evidentemente le strutture in gioco per questo tipo di manifestazione sono tantissime e non sono assolutamente limitate soltanto alle strutture laringee. Il punto assolutamente importante è rappresentato che, come se per il canto, naturalmente non per le emissioni musicali non cantate, da una parte l'organo che apparentemente è il più importante, come si vede fra l'altro anche per esempio dal titolo che viene messo, cioè la voce artistica, deve essere tenuto presente che evidentemente è una piccola cosa la voce, cioè praticamente è la stazione finale di tutto un percorso estremamente complicato, senza il quale la voce non avrebbe nessun significato, potrebbe essere non molto diverso da quella che viene emessa per esempio da moltissimi altri compagni viventi, animali, che fra l'altro oltretutto non sono dotati di una cosa abbastanza peculiare, probabilmente soltanto del genere umano, quantomeno dalle scimmie superiori a oggi, che è rappresentata dalla creatività. Cioè la maggior parte per esempio delle emissioni sonore da parte di altri animali, pensate per esempio al canto degli uccelli, se volete, non sono nient'altro che una manifestazione
predeterminata geneticamente, assolutamente uguali in tutti i soggetti, salvo delle devianze individuali come si possono avere per qualsiasi altro tipo di abilità, mentre la creatività è una cosa appunto completamente diversa che implica numerosi vantaggi, ma anche implica delle limitazioni non indifferenti. Pensate per esempio soltanto al fatto che la creatività europea occidentale non ha niente a che vedere per esempio con la creatività asiatica. Le differenze sono così grandi per cui molto sovente per noi, diciamo così, tutte le produzioni di tipo artistico che vengono fatte nell'estremo est sono di difficile comprensione perché i canoni di riferimento sono completamente diversi. Fra l'altro ho fatto un paragone soltanto fra due condizioni estreme, si sarebbe potuto fare anche soltanto per quanto riguarda le piccole variazioni di ordine regionale che si possono avere in un posto limitato come per esempio potrebbe essere l'Italia. Allora, come la laringe o come la voce non è nient'altro che la stazione di finale di emissione di questo tipo di produzione, così bisogna pensare che l'orecchio è anche lui soltanto una stazione estremamente limitata, periferica, che è destinata a raccogliere il tipo di messaggi, appunto di tipo sonoro. Fra l'altro è abbastanza importante tenere presente che non è soltanto l'orecchio destinato a raccogliere le stimolazioni di ordine sonoro, perché per esempio l'intera superficie cutanea è in grado di contenere, di ricevere una serie di informazioni di tipo sonoro particolarmente importanti sulle frequenze gravi, al punto tale, intanto per esempio, che nella evoluzione filogenetica, prima che comparisse l'orecchio, esisteva già la capacità di ricevere i messaggi di tipo sonoro sulle frequenze gravi, su organi extra-uditivi. Ma molto probabilmente anche per noi ancora adesso, diciamo così, questa recettività extra-uditiva può essere talmente importante per cui, per esempio, tutte le emissioni che vengono fatte in particolare sulle frequenze gravi probabilmente seguono dei circuiti completamente diversi, e questo per esempio nella musica colta potrebbe per esempio far vedere una differenza molto importante fra quella che potrebbe essere la base dell'armonia, cioè le frequenze gravi, rispetto a quelle altre che sono sempre state esaltate in modo particolare, cioè la melodia. Tant'è che molto probabilmente le reazioni che si hanno da queste due parti sono così diverse, e pensate per esempio che molti sostengono che in una produzione dove coesistono armonia e melodia è la armonia che determina la melodia e non la melodia che determina l'armonia. Quindi questo è un punto particolarmente importante. Allora, come dicevo, evidentemente l'orecchio non è che una condizione, per carità, assolutamente indispensabile perché si riceva il messaggio di tipo acustico, però il grosso della elaborazione di questo messaggio che è arrivato all'orecchio avviene dopo. E fra l'altro, purtroppo, abbiamo una brutta finestra temporale che è rappresentata, se volete, da una finestra dai 3 ai 14 anni che ci consente per tutta la vita e con modalità assolutamente immutabili dopo l'adolescenza di interpretare quello che sta arrivando. Questo succede appunto attraverso una facoltà piuttosto importante che è rappresentata dalla percezione uditiva, cioè fra tutto quello che esiste fra l'orecchio e due stazioni terminali abbastanza importanti che sono rappresentate una dalla parte della corteccia cerebrale dove praticamente abbiamo la comprensione del messaggio sonoro che arriva, e un'altra invece una componente sottocorticale molto importante
che è quella che poggia appunto sui sentimenti o, se volete, su determinate strutture mesencefaliche e diencefaliche, che sono appunto quelle che molto probabilmente sono alla base del mi piace o non mi piace, del è utile oppure è dannoso, e che appunto molto probabilmente sono il significato vero del messaggio di ordine artistico. Beh, su questo argomento potremmo continuare a parlare per delle ore, perché ognuno di questi punti dovrebbe essere molto approfondito, mentre molto probabilmente quello che Franco Fussi voleva dalla mia relazione era che cercassimo di comprendere come si va nei confronti della serietà di una professione, cioè la fognatria artistica. Beh, non si va mica molto bene, perché, come avete visto prima, il numero di persone che sono in grado di fare questo lavoro sono estremamente limitate. I numeri approssimativi o l'ordine di grandezza sono quelli che vi ho detto prima, ma soprattutto non esistono, per esempio, delle strutture formali che consentano la educazione di questo tipo di professione, e soprattutto praticamente non esiste nessun pezzo di carta che consenta la certificazione che la persona in questione è adatta per fare quel tipo di lavoro. Fra l'altro sono molte le professioni che si trovano un pochettino in queste condizioni, e in alcune parti, per esempio, sono state superate in qualche modo con degli artifici. Uno di quelli più interessanti è quello che praticamente ho notato nella ASHA, nell'Associazione Americana dei Logopedisti Americani, che ha fatto una cosa estremamente semplice. Dice: io ti certifico che tu sei in grado di fare queste cose. Per certificarti ho bisogno che tu mi esibisci delle pezze di appoggio, che mi dica quali studi hai fatto, quali tirocini hai fatto, quanti sono i pazienti che hai visto fino adesso. Se tu non hai queste cose, io il certificato no. Allora, a questo punto, evidentemente, gli utenti, rappresentati, se volete, dagli artisti, ma non soltanto dagli artisti, hanno delle basi abbastanza sicure sulle quali basarsi. Vi ringrazio dell'attenzione.